Presidente Giovanni Scordo, intanto la biblioteca qui nel Circolo Lavoro di Terni finalmente ha riaperto. Sì, ne avevamo bisogno, ne sentivamo il bisogno e siamo veramente felici di aver offerto questa opportunità alla nostra comunità. Era tanto tempo che non si facevano rappresentazioni teatrali dopo il lungo lockdown e quindi questa sera è stata veramente una gioia avere con noi Riccardo Leonelli, che ci ha fatto sognare con lo spirito di Natale Charles Dickens. Lui è bravissimo, un attore, un regista, uno sceneggiatore che ormai è successo a livello nazionale, ma è stato bello vedere anche il pubblico, i tanti applausi che alla fine gli hanno tributato. Abbiamo veramente bisogno in questo Natale di augurarci serenità, felicità, e Riccardo è stato bravissimo a farci vivere quello che vogliamo che sia lo spirito natalizio, non solo nel passato, ma come hanno detto gli spiriti, nel presente e soprattutto nel futuro. Ecco, è stato anche bello vedere tutta questa gente, la sala piena, no? Abbiamo limitato gli ingressi per rispetto di questa normativa che giustamente ci costringe ancora a non essere vicini, a non essere tanti come vorremmo, però tutti quelli che potevano entrare l'hanno fatto e speriamo che questo sia un inizio che si possa ripetere con tanti altri spettacoli. Avevamo domani anche uno spettacolo per i bambini, il Teatro Verde di Roma dei Burattini. Purtroppo per l'ordinanza che è uscita oggi della giunta regionale, che ha invitato a limitare per i più piccoli sotto i 12 anni queste occasioni, l'abbiamo dovuto posticipare al prossimo anno, subito i primi di gennaio. Comunque non rinunceremo invece al presepe vivente, il quadro del presepe vivente di Padre Angelo Gatto, che si svolgerà alle Grazie, e il 26 dicembre invece sarà qui nel nostro bellissimo parco. Quindi continuano le occasioni per vivere come ci piace lo spirito natalizio. Ecco Presidente, siamo a fine anno, quindi un bilancio di quest'anno che ci sta lasciando, è stato un anno molto duro, che anno è stato per il CLT? È stato un anno di sfide, di impegno, ma che ha rinsaldato la forza e la voglia di fare dei tanti collaboratori del circolo. Non ci siamo arresi, quindi sin da subito, appena è stato consentito, siamo ripartiti con le attività sportive. Sono state tante limitazioni, noi abbiamo 13 discipline, 1200 atleti, ma non abbiamo voluto rinunciare, abbiamo adottato tutti i protocolli, rispettato tutte le procedure, quando c'è stato bisogno siamo fermati, ma appena è stato possibile siamo ripartiti con ancora più passione. E quindi anche in questo fine anno la somma che possiamo tracciare, pur se non è positiva come ci saremmo augurati, abbiamo dovuto rinunciare alla festa dell'atleta che ogni anno facevamo, però ci ha dato dimostrazione di quanto siamo forti e di quante cose possiamo fare ancora tutti quanti insieme e soprattutto di quanto la comunità ami e apprezzi il CLT, che si avvicina fra qualche anno a festeggiare i 100 anni di storia. Che sono veramente tantissimi e speriamo che siano tanti altri quelli che ci aspettano ovviamente. Poi il 2022 però sarà un anno particolare, perché vede anche il passaggio di consegne tra la ThyssenKrupp e Arvedi. Cambierà in qualcosa per il CLT, le chiedo? Noi, come ha detto il nostro amministratore delegato, ingegner Burelli, per l'azienda facciamo trovare una realtà industriale solida, in salute, sul quale si potrà continuare a lavorare per farla crescere, sviluppare e essere ancora più protagonista nel mercato non solo nazionale ma europeo e mondiale per ciò che riguarda l'acciaio inossidabile. Posso dire lo stesso per il Circolo Lavoratori Terni. Il gruppo Arvedi che arriverà troverà una realtà che nel welfare è protagonista da tanti anni, una realtà che vede operare componenti aziendali e componenti delle organizzazioni sindacali che da quasi 100 anni hanno dato vita a questa realtà che è un unicum nel panorama nazionale, e quindi sono sicuro che anche il gruppo Arvedi, che è protagonista a Cremona nelle iniziative sportive dedicate al sociale, saprà apprezzare e valorizzare ancora di più questa realtà come è stato fatto sino ad oggi. E noi ce l'auguriamo. Vuole fare gli auguri infine alla città di Terni? Voglio fare di vero cuore gli auguri a tutta la comunità ternana, a tutti i soci, gli atleti del CLT e alle loro famiglie. Che sia un sereno Natale e soprattutto un felice 2022. Grazie anche a lei, Presidente Scordo. Grazie.